Fabio Ravera, bello trovarti, ciao. Ciao, grazie, grazie per il bello trovarci, anche per me è bello trovarci. Ma sai, anche perché qualche settimana fa hai parlato sui social di nuova musica e soprattutto di nuova maturità. Nuova musica, nuova maturità, nuovo slancio e nuovo entusiasmo, a breve. Non posso dire qua, a brevissimo, giusto. Veramente, tanto l'estate sta arrivando, quindi... Beh, diciamo che appunto negli ultimi anni comunque hai avuto modo di sperimentare, di sperimentarti e anche di metterti in gioco. Comunque, tanto la possibilità anche al pubblico di conoscere un lato inedito di Marco Carta e anche delle sfumature vocali anche diverse, differenti, che ti stanno portando in quale direzione? Beh, ho cercato comunque di giocare appunto e di... staccarmi dal canto perfetto, sì. Che poi è bello, per carità, però appunto mi è piaciuto un po' giocare. Dove sto andando non lo so, non ho idea, non voglio saperlo. No, ma è bello anche così, ma anche perché comunque nel tuo percorso musicale ormai sono passati comunque 14 anni da quella vittoria comunque di rottura del Festival di Sanremo. Certo. Che comunque fu da un certo punto di vista, diede, aprì la strada comunque a un certo tipo anche di proposte in una manifestazione così importante, ma allo stesso tempo io ricordo che fu un modo anche per celebrare la territorialità. Quell'anno portasti i Tazenda sul palco. Certo, e poi all'epoca tra l'altro non si usava... stare così attaccate alla propria territorio. Invece ora va molto di moda fare quasi il contrario, no? Io ho fatto una cosa che all'epoca non si faceva. E niente, adesso comunque questo nuovo singolo darà un altro pezzettino di me, un altro colore, e anche questa sarà pura sperimentazione. Negli anni hai avuto modo davvero di sperimentare tante cose, addirittura sei stato uno tra i primi artisti italiani a provare un disco di Natale, fa ridere parlarne a giugno, però diciamo che anche in quel caso fu un esperimento, fu un modo proprio per metterti in gioco. Certo, assolutamente sì, e ci ho creduto tanto, perché poi per chi è amante del Natale... fare un disco di Natale ha un perché molto preciso, non è tanto per spremere un limone. E no, anche questa è una bellissima esperienza, davvero. Ma sai, alla fine, proprio per questo, è bello poter celebrare la carriera, al di là di quelle che possono essere anche delle logiche discografiche, che vanno al di là di quelle che possono essere le scelte artistiche che competono proprio di un artista, un cantante come appunto sei tu. Però è bello proprio parlare di questo, è bello proprio andare a scoprire determinate sfumature, determinati lati, e credo che comunque tu in questi ultimi anni soprattutto ti sia divertito o abbia cercato di divertirti. Molto, ma io sul palco poi mi diverto tanto, riconosco i fan, non dalle facce, riconosco il fan, deve avere una, io lo chiamo, come si dice, uno status, no? Quindi spettinato, perché gli dà presto, canta tutte le canzoni, deve avere rigorosamente uno zaino. Questo è l'identikit, ecco, identikit perfetto per il... E quando ci sono loro davanti io mi diverto ancora di più, perché è bello servire il proprio popolo, le persone che ti hanno sempre seguito. È bello, è bello. Magari guardandolo potresti cantare "Il centro emozionale sei tu", magari. Esatto, ti voglio mia, non chiedo di più, ecco. Marco, grazie mille, buona musica. Grazie a voi, ciao.